Tra le comiche più amate della TV italiana, volto noto di Che Tempo Che Fai dal 2023 anche di Tu Sì Che Vales. Lei è Luciana Littizzetto, comica, attrice, conduttrice e scrittrice. Oggi spegne 60 candeline. Di seguito si ripercorre brevemente la sua vita nella sua duplice veste, quella privata, quella professionale. Biografia, cosa faceva prima della TV? Il successo tra TV, film, teatro, radio e libri. Premi, vita privata, figli, biografia, cosa faceva prima della TV? Nata a Torino da Pietro Littizzetto e Antonietta De Zutto, originari di Bosconero, Luciana Littizzetto è cresciuta nel quartiere torinese San Donato, dove nell'omonima via i genitori gestivano una latteria. Nonostante noi ormai la conosciamo benissimo come volto noto della TV, ovviamente prima ha avuto un passato. Prima della TV, infatti, ha dedicato anima e corpo alla musica. Nella fattispecie si è diplomata in pianoforte nel 1984 presso il Conservatorio G. Verdi, sempre a Torino, quindi per 9 anni insegna musica alle scuole medie. Negli stessi anni, collabora con Gioventù Operaia, il mensile della JOC, movimento a cui aderisce in quel periodo, su cui pubblica i suoi primi articoli, scuola recensioni musicali e cinematografiche sono il suo forte. Tutto sempre con uno stile ironico, che di fatto la caratterizzerà anche in TV. Nel frattempo si laurea in materie letterarie presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Torino, nel 1990. Negli stessi anni frequenta una scuola di recitazione e inizia a elaborare i suoi primi spettacoli di cabaret. Non solo, inizia anche l'attività di doppiaggio ed ecco che arriva la TV. Luciana Littizzetto prende parte al cast della trasmissione televisiva Avanzi di Rai 3, condotta da Serena Dandini, guadagnando continui consensi. Il successo tra TV, film, teatro, radio e libri. Quindi decidere di abbandonare l'impiego di insegnante e dedicarsi a tempo pieno ai suoi spettacoli. Da qui, una serie di importanti lavori, al teatro, in TV, tra Rai e Mediaset, ma anche al cinema, oltre ad alcuni libri e rubriche sui giornali. Per citare alcuni suoi lavori, i programmi televisivi, Bravo Grazie, Zelig, Mai Dire Gol, Quelli che il Calcio, Mai Dire Domenica, Le Iene, Italia's Got Talent, Stasera Casa Mica fino al più recente Tu Sì Che Vales e, soprattutto, Che Tempo Che Fa. Prima in Rai, poi sul Canale 9, qui Littizzetto fa coppia fissa con Fabio Fazio da quasi 20 anni. I film e le serie TV, Tutti Giù per Terra, Tre Uomini e Una Gamba, Svitati, Manuale d'Amore, Genitori Figli Agitare Bene Prima dell'Uso, Femmine contro maschi, Io che amo solo te, Al massimo ribasso. E poi, per le serie TV, Camera Caffè, Pinocchio, Fuori classe, Radio, spazio anche per la radio e per le pubblicità. Hit Parade, Radio Duo, La Bomba e le pubblicità di Coop e di Swiffer. Inoltre ha scritto quasi 20 libri. Premi, vita privata, figli. Tra le curiosità che la riguardano, professionali e private, ci sono sicuramente il prestigioso premio De Sica, riservato alle personalità più importanti del mondo dello spettacolo e della cultura, ricevuto dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non solo, nel 2013 e 2014 Luciana Littizzetto ha ricevuto inoltre il premio Regia Televisiva per il miglior personaggio femminile dell'anno. Quanto alla vita privata, oltre alla nota passione per il calcio, è una grande tifosa della Juventus, quello che si sa è che dal 1997 al 2018 è stata legata con Davide Graziano, ex batterista del gruppo musicale Africa Unite. La coppia ha avuto 2 figli in affido, Vanessa e Jordan. Nel 2022 Littizzetto ha accolto una terza figlia in affido, si chiama Svetlana.